Mi piaceva fermare l'attenzione sul discorso della crisi uguale transizione che ha sviluppato in maniera molto ampia, con una domanda che rivolgo in prima battuta al direttore generale di Confcommercio, ma poi anche agli altri nostri ospiti. Il professor Rullani parlava di futuro, di transizione e di investimenti. Queste cose però, questa proiezione verso il futuro contrasta con quella che veniva ricordato anche al recente forum dei giovani di Confcommercio. Per quanto riguarda l'Italia, cito dalla nota del direttore dell'ufficio studi di Confcommercio, appunto Mariano Bella, in Italia una mancanza di ambiente favorevole all'imprenditorialità e alla cultura d'impresa. Come possono sposarsi, se possono sposarsi, se possono modificarsi questi due fattori? Dottor Rivolta, le porto anche un piccolo esempio personale. Tempo fa, parlando con un insegnante che aveva una classe di terza media, chiedendo a questa trentina di ragazzi che cosa volessero fare da grandi, uno gli ha risposto: voglio fare l'ingegnere. Una ragazza gli ha detto: io voglio aprire un bar. Tutti gli altri gli hanno detto: io voglio andare a lavorare in fabbrica. Posto che, voglio dire, anche il lavoro della fabbrica è dignitoso, però probabilmente questa è una conferma di quanto diceva anche la nota del direttore dell'ufficio studi di Confcommercio. Quindi una scarsa cultura, uno scarso humus favorevole alla cultura d'impresa. Dottor Rivolta. Sì, non c'è dubbio. Io sono d'accordo, d'accordissimo con Rullani. Questa non è una crisi, questo è un passaggio epocale. Non ritorneremo al porto dal quale siamo partiti, sicuramente no. Sono tanti fattori che ci dicono che siamo dentro un processo di cui non vediamo sicuramente la fine, ma che certamente è destinato a cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare, di operare, di pensare. Siamo dentro, cioè, un processo che richiede a ciascuno di noi di reinventarsi, di reinventare il nostro mestiere, il nostro modo di fare impresa. Ma nel mentre cerchiamo il porto di approdo finale, noi dobbiamo cercare, e qui era l'appunto che volevo fare a Rullani, dobbiamo cercare di sopravvivere. Cioè da qui a là c'è un dato temporale che non possiamo cancellare dal nostro orizzonte. Dobbiamo sopravvivere. Ed è qui che rispondo alla domanda. Ahimè, il contesto è un contesto che non ci aiuta. Il contesto è fatto di una complessità tale che oggi scoraggia chiunque dal fare impresa. Parlo dello Stato e della complessità che sembra organizzare ogni giorno su di noi e contro di noi, per rendere complicata la nostra vita. Parlo delle banche che hanno abbandonato dal loro orizzonte l'economia reale per inseguire quell'economia di carta che ha generato poi la grande crisi che stiamo vivendo. Parlo di una scuola che è sempre meno adatta a preparare il futuro per i nostri giovani e per le nostre imprese, è sempre più legata ad un modello di preparazione e ad un modello culturale che non c'è più. Ora, tutto questo ci dice, quando noi parliamo di sistema, poi magari parliamo anche dei nostri sistemi, di reti di imprese, di distretti commerciali, ma quando parliamo di sistema, parliamo di un paese intero che o scommette di uscire insieme dalla crisi oppure ci rimane dentro. La nostra paura è che mentre vi è nell'imprenditoria la consapevolezza del grande sforzo che deve essere fatto per uscire da questo periodo di transizione, dall'altra parte noi verifichiamo, e lo diciamo con rammarico,
una totale irresponsabilità della politica, che in questo momento non sta mettendo a disposizione strumenti adeguati per accompagnare l'impresa. Questo è il vero grande rischio. Io non sono preoccupato per l'impresa e gli imprenditori. Gli imprenditori storicamente hanno dimostrato di essere capaci di affrontare le sfide, e il rischio è tipico, e non gli manca neppure l'ottimismo tipico dell'imprenditore. Quello che noi, di cui oggi noi abbiamo paura, è l'immagine di un contesto che rischia davvero di essere per noi devastante. Grazie, dottor Rivolta. Poi avremo anche modo di approfondire quali sono le misure che Confcommercio mette e metterà in campo per cercare di proiettarsi verso il futuro. Il microfono adesso a Fabrizio Valente, perché ci illustrerà alcuni casi concreti di gente che è riuscita a navigare, a trasformare questo periodo di crisi appunto in transizione e anche in successo per sé, per la propria impresa, per il proprio futuro. Fabrizio Valente. Grazie a tutti i relatori che mi hanno preceduto, perché hanno, come dire, preparato il campo, però a me adesso interessava spostarmi su un altro piano, un piano che è molto più vicino alle vostre attività di tutti i giorni. Il mio obiettivo è di farvi andare via oggi con almeno un'idea che potete riportare nella vostra attività, quindi essere molto, come dire, riuscire a declinare questi discorsi in termini concreti. Questo, a me piace lavorare per immagini e senza saperlo utilizzo la stessa metafora di Enzo Rullani, che è quella della tempesta. Questo è un quadro americano della fine dell'Ottocento, non particolarmente famoso ma molto bello, perché descrive una tempesta, che sono un po' i nostri tempi. Noi lavoriamo con molti commercianti, operatori del terziario, del turismo, grandi e anche piccoli, e cosa molto importante secondo noi, siamo gruppo, parte di un gruppo internazionale che ormai è presente in tutto il mondo. Questo ci aiuta un po' ad allargare le esperienze e le idee su quello che si può fare con successo e poi riportarlo in Italia. Allora, cominciamo dal tema crisi di mercato, crisi tra virgolette, perché come ha detto Enzo non è una vera crisi, è una transizione. E qui veramente mi voglio riallacciare un attimo alle parole del sindaco di Belluno, che io ho apprezzato molto, che ha detto, e me lo sono segnato: dobbiamo essere onesti, noi siamo stati statici in questi anni. Il problema qual è? Se noi pensiamo a noi come persone, ai clienti, la loro vita, la nostra vita in 10 anni è cambiata tantissimo, no? Pensiamo al telefonino, a internet. Certamente la crisi che ci porta meno soldi mediamente nei portafogli delle famiglie. Ma di fronte a questo cambiamento così forte, proviamo a entrare nei negozi, proviamo a entrare negli hotel. Quanto sono cambiati i negozi, gli hotel? Ma non sono cambiati tanto da come erano 10 anni fa. Allora, uno dei motivi della crisi, oltre a quelli ovviamente globali, finanziari, è anche un ritardo, e dobbiamo essere onesti nell'ammetterlo. Oggi è più difficile, ma siamo ancora troppo lenti nel cambiare rispetto a quello che le persone si aspettano quando entrano in una pizzeria, in un fioraio, in una macelleria. E veramente faccio questi esempi perché sono contento però di vedere, e qui la cosa interessante, che anche in tutti questi settori c'è chi è bravo, lavora bene, entra in sintonia con i clienti che cambiano e ha successo. E quindi io vi chiedo di fare un altro applauso alle 4 casi di oggi, perché ci ricordano che certamente, come diceva, io su questo non sono molto d'accordo con Enzo, che diceva il rischio individuale, no, il rischio di gruppo. Dobbiamo lavorare su entrambi i livelli. Certamente c'è un tavolo istituzionale che è necessario, che deve portare a un processo di innovazione a livello di sistema. Però nel frattempo, come diceva Rivolta, noi dobbiamo sopravvivere, e per sopravvivere è importante veramente, e noi ci lavoriamo con aziende che non possono permettersi il lusso di aspettare che il sistema cambi, perché nel frattempo rischiano di essere morte, aver chiuso l'éclair, come si dice, no, in Lombardia, le insegne. Allora è importante trovare delle cose concrete
con cui andare avanti con successo anche in questa fase. Partiamo subito con un esempio americano che a noi piace molto, è un esempio particolare, però appunto prendeteli come esempi che possono essere lontani dal vostro particolare attività, ma da cui, da ognuno di questi, proviamo a capire qualche piccola lezione che può servire a tutti noi. Allora, mercato dei peluche, no? L'orsacchiotto, in America in particolare tutti i bambini americani hanno un orsacchiotto di peluche quando sono bambini, ed è una cosa che è nata a fine 800, quindi un prodotto in quanto prodotto che dopo tanti anni è rimasto più o meno invariato. Se lo vedete qui nell'immagine, questi qua, questa è una foto scattata a metà degli anni 90 da Macy's, che è uno dei principali grandi magazzini a New York, no? E questo era un prodotto che a metà degli anni 90 era in forte crisi, perché, per tanti motivi, come sempre, un prodotto invecchiato che non è cambiato, incominciavano a esserci produzione di orsacchiotti di bassa qualità, bassissimo prezzo, in Cina, che rovinavano il mercato, incominciava a esserci una concorrenza trasversale di giocattoli tecnologici che i bambini a età sempre più piccole incominciavano a usare. Risultato? Beh, le aziende diversificano, i commercianti cosa fanno? Danno meno spazio a un prodotto che non è più di successo e danno spazio ad altri prodotti, altri giocattoli. E invece, in questa situazione che sembrava di crisi irreversibile, perché avevano provato un po' a rilanciare, a far promozioni per riuscire a rivitalizzare, la realtà sapete qual era? Era che la mamma andava nell'ipermercato e comprava la carta igienica, il detersivo, la pasta, e poi vedeva un mucchio di orsacchiotti messi lì in un angolo dell'ipermercato, si ricordava che l'orsacchiotto del suo bambino ormai era lacero, sporco, brutto, vecchio, e ne pigliava uno nuovo. Un acquisto assolutamente banale, che quindi andava poi a vedere il prezzo, andava a prendere quello che costava meno, 4,99, ma sì, lo prendo. Cosa fa questa signora? Si inventa un'idea rivoluzionaria che crea un successo partendo da un concetto completamente diverso. Nel 97, no, quindi 15 anni fa, lancia Build-A-Bear Workshop. Qualcuno di voi per caso ha visto questi negozi in America? Alza la mano. No, no. In Italia non è arrivato, poi è arrivato anche in Europa. Il titolo vuol dire laboratorio di fabbricazione degli orsetti. Qui il concetto è completamente diverso e nel negozio è ben spiegato. I 5 passaggi per cui è il cliente a fare l'orsetto, non è che viene semplicemente a comprarlo. Il cliente, che poi chi è? È il papà che va col bambino, col figlio, il nonno, la zia, la mamma. Il bambino sceglie, primo passaggio, la pelle dell'orso, il colore, il pelo, la grandezza. Secondo passaggio, inserisce una vocina dentro l'orso, che è un chip preregistrato. Oppure anche è il papà che può andare, c'è un piccolo gabbiotto in fondo al negozio, dove lui ha 10 secondi di tempo per registrare una voce e quindi può dire: Pietro, sei stato bravo, ma adesso è ora di fare la nanna, e questo resterà la voce dell'orso. Il terzo passaggio, si imbottisce l'orso. Il quarto è un piccolo rituale emotivamente molto importante, perché il bambino, la bambina inseriscono un cuoricino di stoffa all'interno dell'orso esprimendo un desiderio segreto. E poi alla fine l'orso viene cucito in negozio, un'operazione molto semplice che anche un addetto non qualificato riesce a fare, impara velocemente, e poi ci sono naturalmente tutti gli accessori e tutti i dettagli. Gli americani poi sono bravissimi, pensate, si sono inventati il passaporto dell'orso, insomma ne hanno inventate di tutte. Alla fine il cliente torna a casa con questo orso. No, ditemi voi, questo orso qui, come prodotto, è molto diverso dagli orsacchiotti precedenti, secondo voi? No, alla fine un orso... Provate a dirmi, questo orso, secondo voi, quanto costa alla fine rispetto all'orso che la signora prendeva nel cumulo dell'ipermercato, che era $5? 5 volte di più. 10 volte di più. $50 mediamente, invece dei 5. Anche perché 5 volte di più, lei ha ragione, è l'orso base, poi tutti gli accessori che ci compri non te ne accorgi neanche, il passaporto, gli occhiali, no, alla fine, ma sì, questo è carino, ce lo mettiamo. E come mai il cliente spende così tanto di più per un prodotto che in sé alla fine è più o meno uguale all'altro? Qual è la differenza? Lo sente suo, è un processo personale, da un acquisto banalizzato
ha un'indimenticabile esperienza totalmente personale. Quindi io sono sicuro, non abbiamo il tempo, ma se ci facessimo raccontare la storia dei quattro premiati di oggi, no, certamente io sono sicuro che la carne è molto buona, che i fiori sono belli e freschi, che la pizza è buona, il caffè, però certamente ce ne sono degli altri concorrenti vostri che hanno prodotti, adesso non vi conosco, però ipotizzo, che probabilmente almeno in parte sono abbastanza simili. Sono sicuro che la vostra capacità per cui siete stati premiati è stata la capacità di emozionare i vostri clienti, di soddisfarli, di dargli qualcosa di speciale che li fa tornare. E probabilmente, adesso la butto lì, la ipotizzo, non credo che voi abbiate il successo solamente perché siete i più economici della piazza, perché tipicamente un piccolo operatore per definizione non può essere il più economico, perché ci sono le grandi catene, i grandi gruppi che ovviamente facendo economia di scala possono offrire prodotti a prezzi più bassi. Non è questa la strada della microimpresa. Allora la mia domanda è, torniamo all'inizio, era una crisi di mercato? Ditemelo voi, era una crisi di mercato a metà degli anni 90 quella dell'Orsacchiotto? Lo era anche, sì, era anche crisi di mercato, ma non era solo crisi di mercato, era crisi di idee, era crisi di coraggio, era la crisi con cui oggi dobbiamo combattere, di non aspettare che certamente Confcommercio faccia il suo per fare come sta facendo, pressioni sul governo, evitare che ci sia un altro punto di aumento sull'IVA, tutte battaglie sacrosante. Noi però in parallelo non possiamo stare lì alla finestra ad aspettare, dobbiamo lavorare e farci ispirare dai commercianti, dagli operatori che vanno in questa direzione. Allora, come strategia anticrisi, Wiener, uno studioso, no, ha scritto l'insieme di attività che mirano a influenzare le scelte di consumatori e clienti. Come vi sembra come definizione? Vi torna, vi piace, non vi convince? Molto liberamente, ognuno può dire la sua. Sì, no? Buona, dice la signora. Qualcun altro? C'è qualcosa che magari non convince? Qua c'è un passaggio. Allora, l'industria influenza, noi seguiamo. Se ci ricordiamo quello che ci diceva prima Enzo, no? Noi, il futuro non si deve seguire, non si deve aspettare, si deve costruire, non si deve prevedere, si deve costruire. Se noi ci pensiamo anche da clienti oggi, un grande cambiamento che da clienti noi abbiamo, se c'è una cosa che non sopportiamo è sentirci influenzati dal commerciante, sentirci influenzati dall'albergatore che ci vuol dare quella stanza, chissà perché, no? Mentre magari noi ne vorremmo un'altra. Questo è un modo, è una definizione che in qualche modo, secondo noi, era valida fino a poco tempo fa, oggi dobbiamo cancellarla. Dobbiamo fare una rivoluzione copernicana. Non dobbiamo avere noi l'illusione di essere noi a influenzare i nostri clienti, ma dobbiamo al contrario partire dai clienti. Dobbiamo aiutare i nostri clienti a influenzarci. Se noi mettiamo loro al centro, ci aiutano loro a cambiare nella direzione di successo. Giusto? Sono loro che possono aiutarci a creare le strategie di successo. Noi appunto andiamo a vedere Bilderberg, questa signora che ha aperto questo negozio a Chicago nel 97 non è semplicemente una signora che si è aperta il suo negozietto e è diventata famosa, no, è una signora che ha capito che non bastava anche l'idea geniale all'inizio, ma bisognava continuare a stare vicino ai clienti. E allora, quali sono i clienti di questo negozio? Ditemelo voi, quali sono le quelli che scelgono alla fine? Sono i bambini, no? Allora cosa ha fatto questa signora? Ha creato un consiglio di amministrazione parallelo del suo negozio formato da bambini. Cosa vuol dire? Vuol dire che bambini con i genitori disponibili, gli ha chiesto, alcuni bambini una volta al mese vanno nel negozio, entrano nel negozio,
giocano, lo visitano, fanno gli orsacchiotti e poi dopo si fermano a un tavolino con qualcosa da mangiare, una bibita, e raccontano cosa è piaciuto del negozio, di più cosa è piaciuto di meno, che cosa manca nel negozio che loro vorrebbero trovare. Una volta una bambina ha detto: sì, è tutto molto bello, però a me quello che piacerebbe, dopo aver fatto questo mio orsacchiotto, uscire mano nella mano con l'orsacchiotto dal negozio, tutti e due con la stessa maglietta. E la signora ha detto: beh, non è una brutta idea questa. E allora cosa si è inventata? No? Build a t-shirt. Nel negozio c'è un angolo in cui il bambino può disegnare, può portare un disegno da casa, disegnare col pennarelli, pastelli, sul computer, alla fine, ormai la tecnologia ci dà tantissima flessibilità, viene stampata una t-shirt in negozio con varie taglie, L, M, S per i bambini e poi BB, Build-A-Bear, la taglia per l'orsacchiotto. Quindi io posso decidere di comprare sia la maglietta col mio disegno fatto in quel momento per me, sia per il mio orsacchiotto. Lo stesso con il puzzle, no? Build a puzzle, posso appunto personalizzare puzzle con fotografie che faccio in negozio con l'orsacchiotto, fotografie portate da casa. Molto interessante anche Build a Party, una attività, quella delle feste dei bambini, che è molto interessante in Italia. Insomma, nel mondo McDonald's è stato un po' quello che ha portato l'idea di far la festa fuori casa. E poi in Italia IKEA anche lo propone, non so se sapete, è molto interessante, IKEA lo propone dal lunedì al venerdì, perché un grande obiettivo importante, no, è quello nei servizi di riuscire a bilanciare un po' i flussi di clienti. Quindi sabato, venerdì sera, sabato, adesso un po' la domenica per chi è aperto, tendono a essere giornate un po' più, soprattutto il sabato, più piene. Certo, gli altri giorni dobbiamo anche inventarci qualcosa per portare pubblico. La cosa interessante qui, in coerenza con l'idea del negozio, qual è? Non semplicemente ti faccio fare come McDonald's la festa qui, ma sei tu cliente che decidi come vuoi fare la festa. Allora, il papà, la mamma vogliono che si mangi pizza, benissimo, ti faccio avere le pizze, oppure ti faccio avere gli hamburger, se vuoi hamburger, se vuoi il mangiare biologico ti faccio avere tutto un menù biologico. È molto facile, nel servizio c'è questo grande vantaggio della flessibilità, mi metto d'accordo con dei partner esterni quando c'è bisogno. Lo stesso per l'animazione, vuoi un giocoliere, vuoi un mago, vuoi un cantastorie, ti costruisco su misura la tua esperienza. E allora qui è interessante i risultati. Questa signora adesso ha una catena di 300 negozi nel mondo, vendendo ancora adesso, tempi di crisi mondiale, orsacchiotti che costano 10 volte di più di quelli che si possono trovare in altri negozi del commercio, no? Qui un'idea anche importante, una riflessione, e certamente la cosa interessante che quando parliamo di innovazione, questo è un tema molto caro poi a Confcommercio, e questa è un'innovazione intangibile, probabilmente non, la signora non avrebbe potuto attingere a nessun bando di finanziamento su questa idea, perché che cosa avrebbe proposto? Cioè, ho l'idea dell'orsacchiotto, no? Oppure, se pensiamo al sistema Italia, da quale banca o investitore privato avrebbe potuto avere fondi? Lei ha avuto fondi in America, perché c'è stato appunto un investitore che ha creduto nell'idea e le ha aiutato ad arrivare a 300 negozi, quindi a darle un finanziamento credendo nell'idea. Quindi benvenuti nell'era dell'innovazione delle idee nel commercio e nei servizi. Noi sappiamo, non mi soffermo su questo, ne ha parlato molto Enzo, è una linfa vitale per i paesi e in particolare per l'Italia. Noi ogni anno, mi scusi che ero seduto qui e ho dei materiali, noi ogni anno realizziamo una ricerca mondiale sulle tendenze e sui casi di successo di diversi settori nel commercio. Queste sono le tendenze, non abbiamo il tempo ovviamente di vederle tutte, però incominciamo da qualche piccolo esempio. Allora, l'abbiamo visto già dall'orsacchiotto, no? È importante anche saper raccontare delle storie, emozionare i clienti. Viene chiamata questa tendenza dello storytelling. Allora, cosa potrebbe sembrare se vedete questa immagine? Che tipo di negozio? Una farmacia, no? All'immagine una farmacia. Invece, in realtà, Happy Pills, chi è un commerciante indipendente, come tanti di voi, che qualche anno fa in Spagna si è inventato questa nuova idea di negozio, di caramelle, che però lui un po' scherzosamente le ha chiamate
pillole della felicità, pillole magiche in un certo senso. Sono dei negozietti molto piccoli, perché vedete 30-50 metri quadri, in cui qual è la chiave dell'innovazione? Il processo è un processo che ormai conosciamo anche in Italia, c'è anche in tanti negozi, è il cliente che si serve da solo, si mette un guanto, prende uno scatolino come questi e poi va sugli scaffali e va a prendersi le caramelle che preferisce, no, lo riempie bene, cerca, i bambini spingono per fare in modo che ci siano più caramelle possibili, poi mette il tappo. Qual è l'innovazione? Questo scatolino è senza etichetta. Poi andando verso la cassa c'è uno scaffale pieno di etichette ed è il cliente a scegliere l'etichetta che preferisce. Le etichette fanno riferimento a qual è il malessere che magicamente il cliente vuole far scomparire con queste caramelle. Per cui c'è l'etichetta che dice contro la tristezza del risveglio del lunedì mattina, oppure per far rinforzare l'affetto per la mamma, oppure loro poi arrivano anche su cose un po' osè, per cui per esempio un'etichetta dice contro la nostalgia del sesso perduto, per intenderci, cioè, comunque come questi tante cose scherzose. Ancora una volta, se noi andiamo a vedere il prezzo di quello che io ho pagato per questo con le caramelle, no? Che sono 3 euro, cioè sono caramelle che varranno 50 centesimi di valore che se io vado a prendere, però alla fine, grande successo, adesso hanno aperto altri negozi, sono arrivati a 6 negozi e stanno pensando di svilupparsi. Sapete bene che la Spagna ha una crisi che per certi aspetti è peggiore della nostra, certamente sono negozi quasi tutti a Barcellona, una città anche molto turistica, e qui però un punto, se parliamo di un comprensorio come il vostro, il ragionamento sul turismo e sull'incrocio fra turismo e commercio penso che possa essere molto interessante anche per una realtà come questa del Bellunese. Fabrizio, ti chiedo scusa, sì. Una comunicazione di servizio: c'è da spostare un Audi targata DV691 GS parcheggiata qui dietro, grazie, così ho potuto bere. Passiamo alla ristorazione. Ci spostiamo a Parigi, c'è un ristorante e anche lì i ristoranti fanno fatica, no? Allora, cosa si è inventato questo ristoratore? Un progetto che si chiama Un jour un chef, che vuol dire diventa chef, diventa cuoco per un giorno. Il cliente può prenotarsi per una serata in cui va con degli amici e sarà lui a cucinare in quel ristorante per i suoi amici. In più può fare anche una bella figura, perché va in cucina, c'è poi il ristoratore che lo aiuta un po', quindi gli dà una mano sul menù che lui ha pensato, e quindi ancora una volta qui si incrocia con una tendenza molto forte, che è la passione per cucinare, che c'è in Francia ma c'è molto anche in Italia. Pensiamo all'esplosione di trasmissioni televisive, libri, ma sempre di più anche blog dedicati alla cucina su internet, siti dedicati, no? Per dirvene una, il libro è un settore in crisi nera, una delle pochissime linee che cresce sono i libri di ricette, che sta facendo più 8%, giusto per darvi un po' un segnale di numeri concreti di questo settore. Qui ancora una volta, no, è l'esperienza. Io vado, imparo qualcosa, cioè ovviamente ci vanno persone che già gli fa piacere cucinare, imparo qualcosa, quindi un po' anche una lezione di cucina, porto i miei amici, servo, diventa una serata particolare. Seconda tendenza molto importante, efficienza per i clienti, che vuol dire certamente dobbiamo essere efficienti nelle aziende, dobbiamo essere efficienti quando i clienti entrano in negozio, entrano in hotel, entrano in ristorante, e una cosa importante per i clienti è il tempo. Noi abbiamo sempre più spesso fretta. Vedo la signora che si occupa di fiori, giusto? E c'è un esempio anche per lei e spero che le possa dare qualche idea, perché poi parleremo di un fiorista in Nuova Zelanda che ha fatto qualcosa di innovativo. Allora, qui passiamo subito appunto al fiorista della Nuova Zelanda. Allora, qual è il problema? No, da un lato noi diciamo acquisto emozionale, importante, dall'altro a volte però l'acquisto emozionale richiede tempo e non sempre il cliente ha tempo, anzi sempre più spesso il cliente va di fretta. Perché ci piaccia, no, possiamo dire anche che non ci piace tanto, però la vita è cambiata, sta cambiando, e non è solamente a Milano che vanno di fretta, sono sicuro che anche a Belluno si va molto più di fretta che non 10 o 20 anni fa.
perché sono cambiate tante cose nelle famiglie, le donne lavorano, i figli fanno mille attività, ci sono tante cose che si vorrebbero fare. Cosa si è inventato a Wellington questo fiorista? L'idea di avere una relazione col cliente a distanza, per cui il cliente può fare, vuol fare un regalo, no? È giovedì, è in ufficio, ha una cena importante, ha una riunione, non sa che ora finisce la riunione, però vuol portare dei fiori alla padrona di casa dove andrà a cenare. Allora cosa fa? Può telefonare oppure mandare un sms oppure una mail dicendo mi preparo una composizione, vorrei spendere circa, non so, 50 euro, 100 euro con un po'. Allora il fiorista cosa fa? Incomincia a prepararla, la fotografa e gli manda o via mail o via mms l'idea della composizione. Il cliente fra una riunione e l'altra dice senti ma mettici un po' più di, ma queste rose non possiamo mettere di un altro colore, quindi a distanza si confrontano. Il manager alla fine può ovviamente anche pagare online con la carta di credito dal suo cellulare mentre sta in una riunione. A quel punto, alle 8 di sera, finita la riunione, può parcheggiare anche in terza fila un attimo, entra, prende la composizione che ormai è stata concordata e va via felice. Allora in questo modo, no, Roses are Red, questo negozio, riesce a combinare un aspetto di grande vicinanza al cliente, di personalizzazione verso il cliente, in un processo che però è molto efficiente. Questo non l'ha fatto una grande catena di 2000 negozi, l'ha fatto un vostro collega che si è inventato questa cosa e sta avendo molto successo. Ci spostiamo in Danimarca, questo è un centro di lavanderia, incominciano ad essercene anche in Italia centri di lavanderia automatica. Lì il cliente porta delle cose e resta un'ora a non far niente. Che cosa si sono inventati? A fianco hanno aperto un bar pasticceria che offre anche una sorta di biblioteca per i clienti. Ci sono una serie di libri per cui il cliente mentre sta lì può prendersi un libro, tra l'altro al cliente viene dato un segnalibro per cui lui legge tre capitoli, poi mette il suo segnalibro, ci mette sul suo nome, lo rimette a posto in modo che la settimana dopo ritorna a fare il bucato e anche, come dire, un incentivo a continuare. Quindi il libro non va in prestito ma si può leggere solamente lì. Parliamo di bar, no? Sabato sera i locali un po' anche insomma importanti sono affollati, no? Se si vuole andare a prendere una birra al banco a volte bisogna fare un po' aggomitate e riuscire ad arrivare al banco per ordinarla. Ad Amsterdam che cosa si è inventato questo barista? Un sistema per cui i gruppi di amici che entrano nel bar ricevono una chiave con un numero e ognuno di loro ha un piccolo frigo personalizzato con il numero. Quindi loro non devono andare al bar a servirsi, loro vanno a servirsi al loro frigo. Naturalmente dal retro anche il frigo viene mano a mano anche rifornito se finiscono le birre e alla fine loro non devono fare altro che consegnare la chiave. Ovviamente c'è un sistema che conta che cosa hanno bevuto durante la serata e quindi ci sta il conto finale da pagare. Allora, naturalmente sono tante cose fatte agli indipendenti, tutte queste hanno, possono avere dei pro, dei contro, adesso quindi non voglio dire fate questo, no. Qui a noi non interessano questi come modelli da copiare, ma come stimoli per pensare. Periodo di crisi, difficoltà, questi operatori si stanno differenziando con successo. Il servizio è un tema fondamentale, passiamo addirittura qua da un dentista, nessuno di noi pensa piaccia particolarmente andare da un dentista. Questo gruppo associato di dentisti a Berlino ha cercato di fare in modo che l'esperienza dello studio dentistico diventi piacevole. In che modo? Attraverso un design particolare. Certamente grandi competenze, hanno 70 addetti, quindi con tante specializzazioni diverse, attenzione, quindi tutto questo parte da essere professionali nel saper comporre un mazzo di fiori, nel saper tagliare la carne, nel saper fare una pizza, nel saper fare un cocktail, quindi questo non è che ce lo dobbiamo scordare, no? Però possiamo fare qualcosa di più oltre questo. Allora, massimo relax vuol dire addirittura avere una sala di accoglienza col camino di design particolare, come potete vedere. Utilizzano l'aromaterapia, diffondono degli aromi all'interno dello studio dentistico, in particolare il profumo di cappuccino che i tedeschi adorano e quindi in Italia forse sarebbe il profumo del pane, perché da noi le ricerche ci dicono che il profumo più amato dagli italiani è il profumo del pane fresco. Suoni rilassanti, ma anche servizi. Questo è uno studio che è aperto 7 giorni su 7,
con aree giochi per bambini, con bevande e snack disponibili per tutti. No. Sta crescendo di 300 nuovi pazienti ogni mese e ce ne ha già 25.000. Certamente uno studio grande, avete visto anche, però potete immaginare la differenza anche in Germania, anche a Berlino, rispetto agli studi tradizionali. Il tema delle comunità e delle attività, pensiamo ai negozi di lane, naturalmente soffrono, perché? Perché le giovani donne e le ragazze non lavorano più a maglia mediamente, è una cosa che purtroppo è un sapere, una conoscenza. Io devo dire, Raizzo, mi piacerebbe forse che i cinesi venissero qui almeno a imparare questo, così non si perde, perché secondo me è un patrimonio dell'umanità, queste attività manuali, lavorare il legno. Allora il problema è che da noi purtroppo a volte si rischia di perderne. Io preferirei che almeno i cinesi le imparassero, le portassero da altre parti per non farle perdere. Però qui invece nei paesi anche occidentali avanzati abbiamo esperienze come a New York, come a Parigi, in cui questi negozi si stanno trasformando da semplice negozio che vende gomitoli a negozi che hanno al centro un tavolo in cui le clienti sono invitate quando vogliono venire a sedersi, a portarsi il proprio lavoro, a ricevere offerto una tazza di tè, una fetta di torta e stare lì a sferruzzare parlando con altri clienti, con amiche, confrontandosi sui punti, no? Allora vediamo che il negozio cambia, diventa quasi un luogo di incontro dove naturalmente queste clienti poi sono lì, chiedono anche consigli alla negoziante, che gli fa vedere i nuovi tipi di lana che sono arrivati, i nuovi prodotti, i nuovi ferri, delle nuove lavorazioni. E naturalmente alla fine è una cosa naturale che poi queste clienti comprino in questo negozio e anzi invitino altre amiche a venire e anzi vengono organizzati corsi in cui ti dicono: ma vieni con la tua nipotina che organizziamo degli incontri per insegnare alle giovani donne, ma anche agli uomini volendo. A New York ci sono molti uomini che lo fanno, perché poi insomma sono realtà abbastanza diverse, però è questo il modo con cui combattere la crisi di questo settore, e questi negozianti stanno avendo successo. Questo è un negozio che ho visto quest'estate a Boston, a me è piaciuto molto perché è un centro massaggi, innanzitutto è fronte strada, quindi passeggiando per il centro della città lo si incontra. Ha vinto numerosissimi premi perché è un massaggiatore molto bravo. Che cosa mette in vetrina? Mette la stampa dei feedback che i clienti pubblicano sui social media di internet, e questo penso sia anche una cosa molto interessante. Sono sicuro che chi di voi opera nei servizi conosca, probabilmente sia anche magari alcuni forse erano le targhe di TripAdvisor, no? Conoscete TripAdvisor? Chi è che conosce TripAdvisor? Alziamo un po', insomma, meno a metà della sala. TripAdvisor sostanzialmente è un sito in cui i clienti di un negozio, di un hotel o di un... mettono i giudizi. Sono stato qui, come mi sono trovato, pulizia, cortesia, e poi mettono 3, 4 righe, 5 righe, mi è piaciuto perché, non mi è piaciuto perché, no? E ormai tanti clienti nel mondo, e tanti italiani anche, prima di decidere dove andare in vacanza, dicono: vediamo un po' TripAdvisor che cosa mi dice su questo hotel che voglio prenotare, no? Allora la cosa interessante è ovviamente cercare di avere delle buone feedback dai clienti, dei buoni commenti, ma anche poi utilizzarli come pubblicità. Allora, paradosso finale, e chiudo questa prima parte. Il paradosso è che, allora, rispetto alla crisi, che appunto, quindi io metterei tra virgolette, perché è transizione, perché anche dobbiamo non solamente lamentarci delle cose che effettivamente... il carico fiscale che è troppo elevato, la complicazione burocratica, insomma le sapete meglio di me queste cose, non ve le vengo a raccontare io, però dobbiamo anche essere onesti in un'autocritica di cose che avremmo potuto fare e che siamo ancora in tempo per fare, per avere successo. Siamo piccoli, siamo vicini ai nostri clienti. Il paradosso è che oggi noi abbiamo i grandi gruppi come Carrefour, che è il numero 2 al mondo della distribuzione dietro Walmart, gli americani, che è nata con il principio della standardizzazione, ipermercato uguale dappertutto, supermercato uguale dappertutto, incomincia a fare invece delle differenziazioni. In Francia ha lanciato Carrefour Montagne, che è un tipo di supermercato che aprono per le zone di montagna, con alcune specificità di prodotto, di servizio, che è diverso poi invece dal Carrefour City per le grandi città, l'Express. Quindi
i grandi, pensate il paradosso, stanno venendo a copiare voi che siete piccoli, no? E perché capiscono che oggi una chiave del successo nei mercati è essere vicino alle esigenze locali e non essere standardizzati uguali dappertutto, perché i clienti cercano questo, cercano un'anima nell'esperienza, no? No, in questo senso credo che ci siano delle opportunità quindi molto interessanti anche sul mercato italiano. E la seconda parte del mio intervento, se ci vuole avere, parliamo di seguito, ci parlerà di esempi italiani, perché quando noi facciamo queste presentazioni molti ci dicono: ah sì, bello, interessante, però certo la Danimarca è diverso, New York, da noi che cosa possiamo fare in Italia? Non è vero, purtroppo in Italia si fanno già molte delle cose fatte dagli indipendenti. Qual è il problema? Che non si conoscono. È un tema molto caro a Confcommercio, a Rullani, l'idea che dovremmo fare di più, e questa è una cosa più diciamo nostra, per far circolare le esperienze dei piccoli in altri contesti, per cui sapere quello che ha fatto, come farò vedere, il commerciante di Livorno, che a Belluno questa cosa non si sa, non arriva, mentre invece potrebbe essere molto interessante. Quindi in Italia, questo è Livorno, questo signore di Livorno cosa si è inventato? L'idea di fare un supermercato piccolo, 250 metri quadri, però con tanti prodotti. Beh, come si fa? C'è un problema, se io ho tanti prodotti ho bisogno di spazio, e tra l'altro quindi ho bisogno di licenze particolari. Sapete che con la legge Bersani sotto i 300 metri quadri è molto più facile avere licenze per aprire. Si è inventato un sistema che io devo dire, noi avendo questi partner internazionali giriamo parecchio il mondo, io non ho mai né visto né sentito parlare dei nostri partner una cosa del genere, quindi io credo che sia un'innovazione almeno a livello europeo, e l'ha fatta già da 3 anni. Che cosa ha fatto? Nella parte dei prodotti grosseri, cioè sono i prodotti impacchettati, no? La pasta, il vino, eccetera, questi prodotti sono in esposizione. Ma non si prende il carrello e si mettono dentro. La signora, la cliente, all'inizio prende, no, il self-scanning, che forse conoscerete perché ci sono varie catene che lo fanno, ormai Coop ha cominciato, ma lo fa Esselunga, lo fa Finiper, lo fanno vari, e quindi va a leggere il codice dei prodotti che vuole acquistare e spara i vari prodotti. Dopodiché, dopo che ha visitato questa prima parte del negozio sui prodotti confezionati, arriva una postazione col computer, inserisce la sua pistola in un cavetto, gli viene scaricata la sua lista della spesa qui sullo schermo, e quindi controlla che sia tutto giusto quello che vuole, vede cosa costa ogni prezzo, il totale. Quando ha controllato, va bene, da un clic l'accetta. Che cosa succede? In magazzino immediatamente arriva quest'ordine, ci sono i magazzinieri, un software sistema in modo che il magazziniere faccia un giro lineare da tutti i prodotti che deve prendere e li mette nelle buste, mentre la signora cosa fa? Fa la spesa del fresco, perché naturalmente la carne, le banane le vuole scegliere lei, vuole vederle, vuole toccare, quindi prende il carrello, fa la spesa dei generi freschi, ortofrutta, eccetera, mentre arriva in cassa anche il resto della sua spesa è arrivata dal magazzino. Qui c'è chiaramente un magazzino che è più grande, però è chiaro che un magazzino costa, lo spazio del magazzino costa molto di meno dello spazio del negozio. C'è un aspetto anche importante di riduzione dei furti, delle differenze inventariali. Perché? Perché in questa parte il negozio è più piccolo, in quella parte iniziale ovviamente se c'è un buco sullo scaffale vuol dire che qualcuno ha rubato un prodotto, perché i prodotti da lì non devono uscire. No. E certamente Livorno, che è una città industriale, è stata colpita durissimamente dalla crisi. Naturalmente loro lavorano anche con grande attenzione a un livello di prezzi interessanti, ma con soddisfazione. Un esempio italiano nel settore dell'ospitalità, no? Questa è un'azienda familiare, come sono il 99% delle aziende dei piccoli, Bienno, che è un paesino della Val Camonica in provincia di Brescia, che è uno dei borghi, dei 100 borghi importanti italiani codificati. Questa azienda come nasce? Nasce, il fondatore aveva un negozio di bomboniere, no? A un certo punto il rappresentante gli dice: ma insomma, tu vendi le bomboniere, perché non provi a vendere anche confetti?
E quindi prova e incomincia a aprire anche la confetteria, che poi nel frattempo diventa pasticceria e bar. Alla fine comprano un altro locale, sempre dello stesso stabile, nel centro di questo borgo, questa è la parte delle bomboniere, e alla fine hanno anche aperto un bed and breakfast, per cui fanno il bed and breakfast con le persone che vanno a fare la colazione poi nel bar, poi continuano la loro attività tradizionale delle bomboniere. Allora, anche qui, un po' la diversificazione delle piccole attività complementari. Uno dei casi premiati, sentivo, che è un bar che è anche negozio di alimentari, giusto? No. Vende prodotti alimentari? No, ecco, io... Sì. Sì, appunto, quindi è così, ho sentito. Cioè, è un bar che vende anche prodotti alimentari. Quindi è un po', sono queste forme che anche già qui cominciate a avere di, noi diciamo, di ibridazione, no? Un tempo c'era chi faceva il bar, chi faceva la vendita di prodotti faceva la vendita, chi faceva servizi di turismo faceva servizi, no? E qui invece abbiamo, tra l'altro con grande cura, rispettando anche lo stile. Volevo chiudere poi con un paio di esempi concreti, perché noi, e qui mi rivolgo anche al Presidente della Camera di Commercio, noi a Brescia abbiamo avuto... abbiamo proposto un progetto di finanziamento per i piccoli operatori indipendenti che è andato avanti per 3 anni con dei fondi che consistevano nel supportare idee di innovazione strategica e di marketing delle attività, e non tanto fondi per rinnovare, per rifare la vetrina, rifare l'insegna, per mettere i computer, sono cose importanti, ma in molti casi magari non sono le prime cose più importanti. Questo è anche qui un'azienda familiare nata nel 77, la famiglia Ancelotti, nella bassa bresciana, un negozio di 600 metri quadri di abbigliamento, no? Queste sono le immagini vecchie del negozio, un negozio molto tradizionale che soffriva ovviamente. Il loro obiettivo era battere la crisi. Che cosa abbiamo fatto? Li abbiamo affiancati, analisi di attività, un'indagine sui clienti, consulenza, formazione, per arrivare a un negozio più commerciale, più fresco, più giovane, ma non tanto e non solo nell'immagine, che certamente è stata rinnovata, ma prima ancora nell'idea. Per darvi un'idea, che è una cosa che penso ciascuno di voi potrebbe fare, qualcuno forse lo fa, però vi consiglio veramente di fare. In ogni attività noi abbiamo diverse tipologie di clienti. Questi poi tra l'altro sono temi che approfondiremo con chi di voi si ferma dopo pranzo per il workshop e seminario che facciamo dopo pranzo, proprio per entrare un po' più nello specifico delle vostre attività, di quello che si fa. Però qui un tema importante, e riprendo cose già dette anche da Enzo Rullani, la centralità del cliente che dobbiamo conoscere, i tipi di clienti diversi che abbiamo, perché questo è fondamentale. A volte noi abbiamo un cliente che si lamenta sempre di qualcosa, no? È uno su 100, è uno su 1000, però ce lo dice tutti i giorni, ci fa una testa così, e alla fine noi diciamo, vabbè, forse ha ragione lui, facciamo quello che ci chiede. Attenzione, perché non è detto che il cliente che si lamenta di più o che vuole qualcosa di più rappresenta un gruppo più ampio che dal punto di vista poi dell'incasso, del fatturato, no, dobbiamo seguire quello. Magari ci sono clienti più silenziosi, ma più importanti. Quindi questa è una cosa su cui fare attenzione. Se abbiamo un negozio, le diverse categorie di prodotti che abbiamo in questo negozio, no, avete visto prima, sono 6 reparti, tra cui il tessile casa. Noi abbiamo fatto una cosa molto semplice, abbiamo chiesto al negoziante di darci i numeri e dire 100 è quello che fatturi, dividiamo questo 100 nelle 6 aree delle categorie, no? La ginseria, per fare un esempio, che era quella più frequentata dai clienti, era quella più lontana dal magazzino. Quindi quando mancava un prodotto lì esposto, noi il personale doveva fare tutti i 600 metri quadri per poi andare. Però mettiamo questo reparto vicino al magazzino, in modo che anche qui il tema degli addetti, dei collaboratori, di chi lavora in negozio, è faticoso lavorare in negozio. Noi lavoriamo molto sul tema anche del sorriso in negozio, però per sorridere dopo 8 ore e più di stare in piedi con i clienti cerchiamo anche di stancarci un po' di meno, cerchiamo di organizzare il lavoro e il negozio in un modo più confortevole per chi lavora. Allora ci stanchiamo di meno, siamo meno stressati e ci risulta anche un po' più facile sorridere anche all'ultimo cliente della giornata, che è importante farlo, perché lui è l'ultimo per noi, ma per lui è il primo sempre, no? Ecco, altra cosa molto importante: fare rete. Si può fare rete anche nelle piccole cose, per cui qui l'idea di fare degli eventi in negozio,
mettendosi d'accordo con altri commercianti del paese, della zona, ovviamente non concorrenti diretti, però che vendono magari altri prodotti, e fare un evento insieme, invitando i clienti, portando magari degli stand di prodotti degli altri commercianti all'interno di chi ha lo spazio più grande. E per valorizzare questi eventi, come facciamo a comunicarlo ai clienti? Facciamo una bella pagina pubblicitaria sul giornale locale? Secondo voi? No. Perché no? Perché è sempre meno efficace, troppo indifferenziata. Dobbiamo andare sui nostri target. Come facciamo a trovare i nostri target? Beh, è facile. No. Ormai tutti hanno un cellulare, molti clienti sono molto interessati anche a ricevere informazioni, se ovviamente noi ci impegniamo a non mandare un SMS al giorno, ma insomma faremo, mettiamo al massimo un evento al mese, ma ne faremo forse 3 o 4 all'anno. Cioè, allora, ti informiamo perché ti diamo la possibilità di venire a comprare in saldo una settimana prima dei saldi solamente per te. Gli Ancelotti in 3 mesi ha raccolto 3.000 numeri di cellulari di clienti interessati a essere informati, e ovviamente potete immaginare, cioè un SMS costa 10 centesimi, poi se li compri all'ingrosso anche di meno, ma insomma tu con 300 euro hai mandato, hai fatto una campagna a 3.000 persone che sono interessate e che vengono al tuo negozio. E sempre di più, cosa molto importante, questo anche ci aiuta a non lavorare solamente sul prezzo, quindi non chiamarli solamente che ci sono gli sconti, chiamiamoli perché invece organizziamo la sfilata della nuova collezione, chiamiamoli perché arriva un artigiano di un fornitore che fa vedere come vengono cucite alla fine a mano le scarpe magari Levi's, no. Allora, queste sono le cose che portano più valore. Altro settore con cui abbiamo lavorato, un'altra azienda familiare, nei supermercati. Anche qui il grande obiettivo era quello, loro ci hanno chiamato perché apriva un grande supermercato a 1,5 km, eravamo terrorizzati, ci dovremmo chiudere perché ci arriva sotto casa, ci farà una concorrenza enorme, e gliela fatta. Però lavorando insieme abbiamo lavorato su che cosa? Sul tema dei servizi. È chiaro, non possiamo lavorare sui prezzi. Abbiamo creato questa che è il menu dei servizi di Barbieri, la lista dei servizi, di quello che offriamo ai clienti. Li abbiamo preparati andando a vedere quali erano i servizi che offrivano i concorrenti, quali erano i servizi non offerti dai concorrenti che loro potevano offrire. Per esempio, non solamente i servizi come la spesa a domicilio, no. Che tra l'altro, questo è interessante perché la spesa a domicilio era una cosa che loro già facevano. Perché? Perché la signora Maria del paese diceva: senti Christian, quando chiudi mi porti per piacere l'acqua che non ce la faccio, se te la porto io Maria non ti preoccupare. Quindi una cosa che già facevano, non la comunicavano. Quindi il cliente non tradizionale che incomincia a entrare in quel supermercato non sa che c'è questa possibilità, e invece potrebbe essere una cosa molto importante, una cosa che loro vorrebbero. Una zona a Zanomella piena di anche nuove costruzioni popolari, molte famiglie, donne che lavorano, il discorso del tempo, quindi una serie di servizi come questi molto attrattivi. Dobbiamo ricordarci che non solo dobbiamo far bene le cose, ma dobbiamo anche comunicarle. Anche addirittura in questo paese, quando hanno aperto, non c'era un solo raccoglitore di batterie usate, questo un po' di anni fa, 4 anni fa. Hanno detto: va bene, mettiamo un bidoncino in negozio, i clienti possono portarci le batterie, poi ci occupiamo noi una volta al mese, quando è pieno il bidoncino, andarla a portare in un altro comune per farle smaltire in maniera corretta. E così una serie di cose, mettendo anche in negozio, oltre a questa carta con i servizi che viene distribuita ai clienti, sugli scaffali le vari servizi. E qui non sono stati loro a fare pubblicità sul giornale locale, ma è stato il giornale locale che si è accorto di loro, ha fatto addirittura un servizio, no? Quelli che battono la crisi, due storie dal commercio, quindi a Ruba, in tutta la zona della Bassa Brecciana, questa grande popolarità, ad Azzano, al supermercato, se lo vuoi, Ricilli, a Borsina, perché, questo grazie un po' alle nostre esperienze anche internazionali, noi abbiamo visto in Olanda una catena di supermercati molto attenta all'ecologia, e qui abbiamo fatto molte cose legate all'ambiente in questo supermercato, che è partita una considerazione: spesso i clienti hanno migliaia di borsine di plastica in casa e poi capita che se le dimenticano di portare al supermercato, se ce lo dimentichiamo dobbiamo comprarne un'altra e alla fine poi le buttiamo, no? Allora loro in Olanda, e l'abbiamo ripreso anche qui a Zanomella, cosa hanno fatto? Hanno fatto un contenitore in negozio in cui dicono ai clienti: se tu hai
delle borsine di plastica usate una volta solo, quindi praticamente nuove, e ne hai tante, non sai cosa fartene, portale qua. Le lasci in questo contenitore, diventa un contenitore di uso comune tra clienti che si dimenticano la borsina. Piccolissima cosa, che però insieme a tanti altri piccoli dettagli ha avuto una forza molto grande dal punto di vista anche dell'immagine, ne hanno parlato i giornali, anche Brescia Oggi, l'altro giornale, e molto importante sono anche i numeri, perché qui le idee vanno bene, però dobbiamo vedere anche i numeri. Allora, il primo anno, il 2009, è vero, lo hanno fatto il meno 3%, si aspettavano di fare dal meno 20 al meno 30 con questa nuova apertura del grande supermercato. Gli anni successivi sono saliti del 5%, del 3%, in un periodo in cui sapete che già avere il segno più è grasso che cola di questi tempi. Chiudo, insomma, le chiavi per innovare sono tante. Il futuro è incerto, la tempesta è grossa, ci sono tanti nodi qui, no? E come diceva Enzo Rullani, in un futuro tempestoso dobbiamo però indirizzarci verso una meta, dobbiamo capire qual è il nostro obiettivo in modo da poter orientare le strategie. E altra cosa, questo periodo che non è semplicemente di crisi ma è di cambiamento profondo, è di transizione, ci dice che dobbiamo in qualche modo anche imparare a navigare nell'incertezza. Questa tempesta calerà, ma non è che torneremo a un mare piatto così come eravamo abituati a. Dobbiamo allenare la nostra testa a essere pronti e aperti ai cambiamenti, anche a lavorare con progetti che prevedano delle aree di flessibilità, perché come diceva anche Enzo prima, non è che siamo così sicuri cosa succederà fra 3 anni, no? Internet sta cambiando una rivoluzione incredibile a tantissimi livelli, è difficile oggi capire fra 3-5 anni che impatto e che forme ci saranno su internet e che integrazione di successo potete fare voi con i vostri negozi, con i vostri hotel, con i vostri ristoranti fisici, perché la chiave è questa. Abbiamo appena fatto un convegno internazionale a Milano sul tema della cross-canalità. Noi siamo convinti che il luogo fisico continuerà ad essere importantissimo per i clienti, ma siamo altrettanto convinti che quelli che continueranno ad avere successo saranno quelli capaci di integrare la fisicità con alcuni aspetti dei nuovi media, di internet e del web. Il futuro è incerto, ma come ci ricorda anche questo bel quadro di Van Gogh, il seminatore, il futuro è adesso. Questa è una zona, tra l'altro ringrazio l'invito, è la prima volta che io sono venuto a Belluno, è stata l'occasione per me di vedere un po' questa zona. È una zona anche di montagna, di tradizioni antiche, anche contadine, e ritorniamo a un insegnamento importante. Oggi non possiamo pensare di dire vogliamo avere risultati subito. Facciamo un'innovazione, aspettiamoci oggi l'innovazione, domani i risultati. Dobbiamo avere la capacità di dare un po' di tempo all'innovazione anche per farsi spazio, perché noi quando cambiamo, all'inizio spesso i clienti sono un po' disorientati, perché il cliente è abituato a una certa cosa, la fa di routine, noi cambiamo in meglio e non sempre il cliente capisce subito il vantaggio anche per lui di questa innovazione. Dobbiamo prenderlo per mano, dobbiamo spiegargliela, dobbiamo fargliela provare. Poi certamente sappiamo che i mercati sono quelli che sono, le risorse finanziarie sono quelle che sono, quindi non possiamo come in passato di fare i piani a 5 anni, no, ma forse neanche a 3 anni, però diamoceli almeno 6 mesi per poter in qualche modo sperimentare il valore delle innovazioni fino in fondo, se no rischiamo di buttar via un'innovazione che semplicemente era valida ma non aveva ancora tutto il tempo per poter sviluppare. È il tempo di seminare, io ringrazio i compagni di Semina che sono appunto le varie associazioni e i vari piccoli indipendenti con cui lavoriamo, e vi spiego l'ultima cosa di questo quadro. A me perché è piaciuto questo quadro? Perché quando appunto ce l'hanno spiegato, e qui il discorso anche lo storytelling, no? Insomma, fare una visita e poi avere una guida che ti spiega le opere d'arte, il pittore americano di fine 800 non era lì alla finestra a vedere la tempesta e a dipingerla. Per fare il quadro sulla tempesta lui ha chiesto a dei pescatori di portarlo con loro sul peschereccio, si è fatto legare all'albero, perché qui con queste onde dell'oceano c'erano anche pescherecci che non tornavano indietro, quindi questo è anche coraggioso, nel senso che era una vita veramente a rischio quella dei pescatori in quegli anni, in quei mari, parliamo dell'oceano, e quindi lui ha schizzato e ha preparato tutto il quadro dentro la tempesta. Quindi il messaggio che vorrei condividere con voi è
Ricordandomi tra l'altro che tutta questa presentazione è disponibile a richiesta, e vi ricordo che pomeriggio facciamo anche questo workshop di approfondimento. Il messaggio è da dire: c'è questa tempesta, diamoci una meta e con coraggio andiamo nell'oceano, perché poi, come questo pittore, abbiamo la possibilità di avere successo. Lui adesso ha i quadri che espongono in tutto il mondo e che si è diventato famoso, quindi lui ha vinto la sua scommessa, e l'augurio a tutti voi anche di giocare questa partita e vincere anche voi le sfide del futuro. Grazie. Grazie a Fabrizio Valente. Prima delle conclusioni del dottor Rivolta, tre brevissime domande per i nostri ospiti, domande alle quali vi prego veramente di essere sintetici, in un minuto cercare di condensare se possibile il tutto. E cominciamo dal presidente di Confcommercio Belluno, Franco De Bortoli. Nella sua relazione Valente ha parlato di comunicazione che manca. Pare un po' un paradosso nella civiltà della comunicazione la difficoltà di comunicare anche gli esempi positivi che possono indicare una via per il futuro. Grazie, sì, la comunicazione è uno dei grossi problemi che esistono in tutte le strutture, e quindi il problema tante volte non è solo quello del fare, ma è quello del saper comunicare quello che si è fatto, altrimenti esiste il rischio che non si sia fatto niente. Cioè, noi dobbiamo prestare molta attenzione anche a quello che è la comunicazione su quello che viene fatto. Tantissime volte, parlo in questo caso come associazione, in associazione arrivano le persone che ci chiedono, ci dicono: ma perché non fate questo? In realtà poi noi scopriamo che, cioè, loro scoprono che noi quello lo abbiamo già fatto e su quello stiamo già operando, per cui da questo tipo di esperienza, da questo tipo di feedback che ci viene dagli associati, a questo punto qua noi dobbiamo trarre effettivamente coscienza che una cosa non comunicata è una cosa non fatta. Professor Rullani, abbiamo chiuso con un quadro sul mare, abbiamo parlato anche di reti, come possono i diversi attori protagonisti del territorio montani mettersi insieme per guardare a questo periodo come un periodo di transizione, non di crisi? Ma diciamo innanzitutto che il territorio in questo ragionamento come c'entra? C'entra perché tutte le conoscenze, chiamiamole generative, che fanno parte delle persone, non si spostano facilmente, e quindi il territorio diventa un contenitore di conoscenze generative. E poi c'è tutte le strutture che stanno intorno a questo, cioè le scuole, la ricerca, le infrastrutture, eccetera. Allora, però, un territorio così, che deve avere conoscenze di questo genere, non può lavorare da solo. Qui la montagna ha questa specie di storia di isolamento, perché deve avere insieme la filiera che diventa estesa e che quindi deve imparare a lavorare dentro una filiera. Valenti ci ha fatto tanti esempi che non erano solo di impresa individuale. Se ci avete notato, lui parlava sempre di innovazione fatta all'impresa, ma poi chiamava in causa il consumatore, chiamava in causa l'uomo del magazzino, chiamava in causa il fornitore che veniva a fare la dimostrazione, chiamava in causa le banche, no? Questa è la filiera. Quindi nel territorio tu non puoi stare da solo col territorio, devi stare con la filiera. La filiera non può stare solo locale, la filiera è estesa. E le reti cognitive sono anche esse stesse, devono essere in qualche modo più ampie possibili, perché ovviamente le merci, come è stato detto, vengono da tutto il mondo, le idee vengono da tutto il mondo, e il raccontare e raccontarsi, che è la chiave di tutta sta roba, è anch'essa qualcosa che deve andare fuori del territorio, perché quello che conta è valorizzare la propria differenza della montagna, sì, ma attenzione, non valorizzarla per chi sta in montagna, valorizzarla per gli altri che scelgono questa differenza tra tante altre che vengono proposte. Quindi cominciare a ragionare come se sei membro di un sistema più grande del tuo sistema locale, quindi tu valorizzi la tua differenza stando in un giro più grande che integra quello che fai tu con gli altri. E questo giro grande, ho finito subito, nella montagna quale potrebbe essere? Potrebbe essere quello di non vendere solo lo sci e le passeggiate estive,
potrebbe essere quello nel capire che la montagna ha tante differenze e vocazioni distintive rispetto alle altre aree, che bisogna organizzare però e vendere alle altre aree. Per esempio, facciamo un esempio banale, tutto il discorso degli anziani. Gli anziani, in qualche modo, potrebbero trovare qua nel Bellunese tutta una serie di attività, non da alta montagna, non da sci, ma di media collina, media montagna, dove si possano in qualche modo organizzare dei circuiti che hanno valore per chi non sta qui, non per chi sta qui. Però ti devi in qualche modo imparare a raccontare, raccontarti, mettere sulle infrastrutture. Ecco il ruolo delle comunità, il ruolo delle associazioni, il ruolo delle istituzioni locali, eccetera, no? Ho fatto l'esempio degli anziani, potevo fare l'esempio delle famiglie con bambini, potevo fare l'esempio del turismo intelligente, potevo fare l'esempio anche di riscoprire una certa cultura gastronomica che non è la sagra, perché anche qui la sagra è fatta per quelli del luogo, che fanno le stesse cose che facevano i nonni. Noi invece dobbiamo ricavare dalla sagra quello che serve, creare una specializzazione globale e invitare gente che non sta qui a provare questa differenza, essere originali, come prima diceva. Grazie. Transizione o crisi, come sta Confcommercio nella partita verso il futuro? Il microfono al direttore generale Francesco Rigolta. Ovviamente può accomodarsi per le conclusioni eventualmente qui, se ritiene o se preferisce. No, è lo stesso. No, io non tiro le conclusioni perché insomma, intanto non me lo consente l'ora e la vostra cortesia, non ne vorrei abusare. Voglio soltanto dire e raccogliere due stimoli, però intanto ne do uno io. Lo do ai nostri interlocutori che hanno fatto delle relazioni che meritano di essere sicuramente approfondite, somatizzate, però loro vorrei dire anche un'altra cosa. In un famoso romanzo, il re, in una giornata molto positiva, dove insomma si sentiva molto magnanimo, invitò il rappresentante dei mercanti al suo cospetto e gli chiese: ma che cosa vorresti che il tuo re facesse per voi? E lui gli rispose, meravigliato dalla domanda: maestà, ci dia una moneta forte e delle strade sicure, al resto ci pensiamo noi. E cioè questo a dire che non manca a chi fa oggi terziario di mercato fantasia, capacità di innovazione, coraggio. Quello che in questo momento a noi manca, come dicevo prima, è il contesto. Ci manca una moneta forte, ci mancano le strade sicure. È chiaro che noi oggi come Confederazione stiamo cercando di far capire a chi ha oggi la responsabilità di guidare il Paese che il contesto dentro il quale ci chiama ad operare è un contesto che non ci porterà da nessuna parte. Perché è vero che la transizione è una transizione complessa, è una transizione lunga, ma occorre anche che ci siano dati gli strumenti perché sia reso possibile uno sviluppo dell'iniziativa e dell'attività. Quando noi parliamo di fiscalità oggi, arrivata al 55-60%, guardate che qui non basta più la fantasia per uscirne, non basta più l'innovazione per uscirne. Quando noi parliamo di uno Stato che deve 70 miliardi di euro alle imprese, con le imprese che rischiano di morire di crediti e non di debiti, allora non basta più la fantasia
e non basta più neppure lo sforzo di innovazione. Qui c'è un contesto che rischia di farci affogare. Allora, che cosa diciamo noi? Noi non chiediamo in questo momento quattrini allo Stato, perché sappiamo che non ne ha. E non ne ha oggi e non ne avrà anche nel prossimo futuro. Non ci sono più miracoli che da quel fronte potranno venire. E noi non li chiediamo più. È strano, ma lo dico come rappresentante del più grande sistema associativo nazionale. Noi non andiamo più di fronte al governo e ai tavoli del confronto, come si faceva una volta, a chiedere soldi. Noi in questo momento non chiediamo più soldi, chiediamo di metterci nella condizione di lavorare. Perché quando, l'abbiamo detto a Venezia, quando per pagare le tasse, per tenere la contabilità, occorrono 36 giorni di lavoro all'anno, peraltro per non essere sicuri di aver fatto il proprio dovere, perché poi c'è sempre il funzionario che su quella virgola ti spacca le ossa, quando per adempiere ai doveri che ha un cittadino, che ha un'impresa nei confronti dello Stato, ci si impiegano centinaia e centinaia di ore all'anno, quando oggi lo Stato, invece di aiutare, e qui sto parlando ad esempio della riforma del mercato del lavoro, di utilizzare ogni possibile strumento d'ingresso nel mercato purché ci si entri, mette una serie di vincoli, quasi a significare oggi il lavoro ad esempio a tempo determinato è una iattura e si preferisce il niente di lavoro, perché questa è l'alternativa. E allora noi diciamo che c'è uno Stato che probabilmente non sta capendo qual è la gravità delle imprese. E la gravità, guardate, non è che noi la raccontiamo, qualcuno dice ma voi la drammatizzate, noi non è che la drammatizziamo, basta guardare i numeri. Qui ci sono decine di migliaia di imprese che chiudono, punto. E sono, guardate bene, decine di migliaia, centinaia di migliaia di posti di lavoro che se ne vanno senza far rumore. Noi non siamo l'Alcova, noi non siamo l'Ilva di Taranto, quelle fanno notizie, è giusto che le facciano. Noi chiudiamo e basta, chiudiamo persino nel silenzio, nell'indifferenza degli opinion leader. Però guardate bene che quando sparisce il nostro tessuto, lo si è detto, sparisce una grande ricchezza del paese, perché noi siamo il più genuino capitalismo familiare, cioè di quelli che investono e rischiano i quattrini propri, non quelli degli altri. E questa è la nostra grande ricchezza, e questa peraltro è stata la forza del nostro paese. E sul fatto del rischio individuale e personale si basa anche la nostra capacità di innovazione e di inventiva, perché noi non siamo lenti come le grandi strutture industriali, noi siamo molto flessibili, ed è anche per questo che nei momenti di crisi noi siamo ancora quelli che sul versante dell'occupazione tiene, perché siamo versatili. Però attenzione, c'è un limite, e il limite è quello che è determinato dalla caduta della speranza. Io, girando il paese, noto questo e lo noto con grande preoccupazione. Ci sono le imprese oggi che incominciano a non avere più speranza, cioè a rassegnarsi all'ineluttabile, ad un destino che vuole che il nostro paese ormai si ponga ai margini del sistema delle grandi democrazie occidentali. Ci vogliono rassegnare
ad un ruolo che è quello del mandolino, dello spaghetto e magari del resorto, del residence fatto bene, ma non di una società che è ancora fortemente manifatturiera e di una società che costruisce il proprio sviluppo anche sui servizi di innovazione, alle imprese e alle persone. Ecco, noi dobbiamo stare attenti a questo, perché rischia sì questo di essere un fattore davvero destabilizzante per la prospettiva nostra. A proposito della caduta della speranza a cui faceva riferimento pochi secondi fa, come conclusione, qualche giorno fa il presidente di Confcommercio Carlo Sangalli parlava di tempesta perfetta, quella che dobbiamo attenderci per i prossimi mesi dall'incrocio esiziale, lo definiva lui, tra la crisi della politica e la crisi economica. Come possiamo vedere, secondo il suo sguardo, ai prossimi mesi? Caduta della speranza, tempesta perfetta, che cosa ci attende? Ma il presidente confederale ha parlato di tempesta perfetta perché alla crisi economica, insomma, che è grave, lo sappiamo, lo abbiamo detto, si accompagna una crisi politica dagli esiti assolutamente imprevedibili. Perché a noi in tante altre occasioni, non così, ma insomma in tante altre occasioni, sono capitate delle crisi economiche, dei momenti di grande difficoltà dell'impresa, del terziario e quant'altro, però insomma in qualche misura noi, le imprese e la politica, le istituzioni hanno saputo trovare la via maestra per uscirne. Qui invece, e qui secondo me è anche una delle ragioni, insomma, della nostra grande preoccupazione, noi non sappiamo all'orizzonte della politica cosa ci si aspetta. Mai la storia della Repubblica ha vissuto uno sbandamento di così gravi proporzioni. Se noi guardiamo a quanto è accaduto in Sicilia e lo dovessimo proiettare sul piano nazionale, lì ci sta scritto in qualche misura il dramma e la vastità della sfiducia che ha il Paese nei confronti della politica. Oltre il 50% dei cittadini hanno rinunziato ad esercitare uno dei più grandi diritti che ha un cittadino dentro una democrazia, e quella cioè di scegliere i propri rappresentanti. Questo, badate bene, secondo noi è un aspetto di una gravità che è pari alla gravità economica che il Paese sta attraversando. Se le prossime elezioni ci indicheranno un quadro ancora di frammentazione, di disinteresse dei cittadini, e nel quadro politico si dovesse insediare in maniera pericolosa l'idea di un qualunquismo non utile a costruire alcunché, io credo che ci aspetteranno, saranno davanti a noi giorni estremamente complicati, estremamente difficili. Rispetto a questi giorni difficili, io lo vado dicendo ovunque, così come lo va dicendo il presidente confederale, noi abbiamo bisogno di tenere forte e saldo il sistema associativo che c'è nel Paese. Parlo delle associazioni di impresa, così come parlo anche delle organizzazioni sindacali. E vorrei ricordare a questo governo che nel suo incipit ha in qualche misura sottovalutato, e ce lo ricordiamo, le associazioni di impresa, che nei momenti difficili di un paese la coesione sociale diventa importante, diventa un fattore economico rilevante, e la coesione sociale
in questo paese di fronte allo sbandamento della politica la possiamo garantire noi, le forze sociali e i corpi intermedi. Grazie al dottor Rivolta, direttore generale di Confcommercio, grazie a Fabrizio Valente, grazie anche al professor Enzo Rullani, al presidente di Confcommercio Belluno Franco De Bortoli, grazie a tutti voi per essere intervenuti a questo convegno protagonisti del cambiamento. Buon proseguimento di giornata a tutti.